Ciao a tutti e bentrovati. Oggi parleremo di un argomento molto sentito, i botti di Capodanno e gli effetti che hanno sui cani. Non farò campagne di sensibilizzazione con il classico slogan no ai botti di Capodanno, perché di questi è già piena la rete. Tutti gli anni vengono riportati i numeri degli infortuni causati dall'uso improprio dei botti di Capodanno. In molte realtà italiane, compresa quella dove io abito, vengono emesse ordinanze di divieto di uso dei botti che puntualmente non vengono rispettate. Nessuno vieta di divertirsi, ma il divertimento non deve causare danni o fastidio ad alcuno. Personalmente, i botti li trovo un divertimento primitivo, arcaico e privo di ogni senso, ma oltre a ciò li trovo fastidioso. Trovo fastidioso il loro rumore sordo, il fatto che vengono sparati botte che sembrano ordigni di guerra e la sporcizia che creano nell'ambiente. Questo rimane un mio pensiero personale e da cittadino, però vorrei farvi riflettere su una cosa. Se dà fastidio a me, pensate ad un cane. Il cane ha i sensi molto sviluppati rispetto a quelli dell'uomo e l'udito è il secondo in termini di importanza. Pensate che possono sentire frequenze fino a 65.000 Hz, noi non le percepiamo neanche, quindi quello che per noi è un rumore leggero, per il cane è un rumore fortissimo. Questi rumori improvvisi creano spavento ed inquietudine nel cane, che spesso si trova in casa da solo perché i proprietari sono fuori per i festeggiamenti. A causa di questi rumori perdono la lucidità e si fanno male. Alcuni hanno una tachicardia così forte da arrivare all'infarto. Si parla delle persone che si fanno male, ma non dei cani che vivono situazioni davvero frustranti e pesanti dal punto di vista emotivo. Quindi ai proprietari consiglio di mantenere tutte le finestre chiuse e le tapparelle della casa abbassate e di uscire di casa lasciando la televisione accesa ad un volume tale che consenta al cane di sentire almeno parzialmente i rumori. Altra precauzione da prendere è di lasciare le porte aperte per lasciare al cane diverse vie di fuga. In contesto di pericolo tende a lasciarsi andare e isolarsi in zone della casa che gli creano sicurezza come l'angolo del letto. Ovviamente consiglio anche a chi tiene il cane in giardino di tenerlo in casa o in garage, in modo tale da avere la sicurezza garantita. Agli affezionati dei botti chiedo invece di usare quanto prescritto dalla legge e di sparare lontano dall'abitato in modo da evitare situazioni spiacevoli per i cani del quartiere. Grazie di averci ascoltato e vi auguriamo un buon anno. Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazione cinofila, sulla nostra pagina Instagram affinitydog.educazione cinofila, sul nostro sito www.affinitydog.it e se il nostro video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale YouTube cliccando sulla campanella. Alla prossima!